eravamo alla ricerca di un costruttore di un'idea per la nostra casa, quindi siamo dei cinquantenni e questa doveva essere qualcosa di particolare. Quindi, ovviamente abbiamo iniziato la ricerca. Nella ricerca è capitato anche Rayplus ed è scattato un qualcosa, quindi è scattato un qualcosa e effettivamente c'era un'idea, una filosofia di costruzione che a questo punto era quello che stavamo cercando. Quindi una soluzione, visto che questa poi l'abbiamo chiamata Villa Zen, abbiamo trovato in questo caso in Marco come interlocutore, sicuramente un giusto interlocutore in grado di offrirci soluzioni che non conoscevamo, ma lì c'era un progetto, c'era un'idea già ben avviata, con cui abbiamo iniziato ad approfondire e diciamo, oggi siamo qua, quindi questo è come ci siamo avvicinati e nell'aver trovato come prima visita, ma la seconda visita che abbiamo fatto insieme, guardandoci negli occhi, direi che non abbiamo avuto dubbi su quale, diciamo, in che direzione andare. Le aspettative per la nostra casa, insomma, è una sintesi delle nostre idee, in cui nasceva, sicuramente questa casa nasce con tanta luce Da parecchi anni desiderata. e la scelta era luce, luminosità, semplicità, di nuovo integrare i nostri spazi per la nostra casa, la prima casa costruita. Sì, la casa, penso Sì. che negli spazi. Sì. Diciamo che questa è la terza casa che abbiamo e abbiamo potuto proprio sbizzarrirci in questa casa. Vivendo la casa in un certo modo, desideravi sempre qualcosa di più e alla fine poi siamo riusciti a costruire. Sicuramente è una casa con notevole efficienza energetica, quindi insomma rispettosa per l'ambiente, quindi il Kyoto Ready come è sicuramente uno dei vantaggi e delle scelte consapevoli che abbiamo fatto, quindi guardando il nostro futuro e il futuro anche un po' dell'ambiente. Poter vedere e constatare prima ancora di partire, quindi sicuramente questo Rayplus ce l'ha nell'offerta, nel suo DNA. Sì, no, sicuramente da un'analisi fatta non avevamo, almeno per quanto ci riguarda, non avevamo trovato una soluzione così innovativa, cioè quindi dalla soluzione casa, oggi siamo in una classe A4, penso sempre in un rapporto tra cliente e Rayplus, ma direi siamo convinti di aver avuto il giusto partner in questo caso per centrare, quindi forse non one step beyond, ma anche due. Nell'innovazione, sì, noi ci siamo informati, abbiamo valutato anche le case in legno, per esempio, quindi eravamo aperti a soluzioni, abbiamo approfondito anche quelle, ma in qualche modo però poi non ci hanno convinto, questa sicuramente è innovazione, sì, è innovazione, almeno noi la percepiamo come tale.
dice, c'è un giusto compromesso di tutto tra gli spazi, tra la tecnologia, una buona progettazione perché è stata sicuramente delineata da RePlus, però con il cliente, cioè lo stimolo da parte anche della parte progettuale è stato notevole, quindi soddisfatto.